Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio presentarvi il Brand Dutch. Prossimo appuntamento della quarta gara del campionato Seat Leon TCR, organizzato ovviamente da Steam Drivers, in cui cercheremo di effettuare una bella live di questa gara, nella speranza che sia di vostro gradimento e di un certo livello di qualità. E quest'oggi per voi, appunto, voglio presentarvi questo fantastico circuito. Conosciuto come uno dei più tecnici della Gran Bretagna, costruito in un anfiteatro naturale, il tracciato contiene molti cambi di pendenze e ondulazioni e permette agli spettatori una visuale eccellente di quasi tutta la pista. Questi fattori hanno permesso al circuito, anche grazie alla sua vicinanza con la capitale, appunto Londra, di essere inserito nel calendario di Formula 1 tra il 1964 ed il 1986. Brand Dutch ha scritto alcuni momenti storici di questa specialità motoristica, come l'incredibile duello tra Joe Siffert e Chris Amon nel 1968 e la prima vittoria del futuro campione del mondo Nigel Mansell nel 1985. La corsa inizia al Brabham Straight, un finto rettifilo in pendenza dove è situata la zona paddock e di box. La curva seguente è la Paddock Hill Bend. Una curva a destra in notevole pendenza, unica in tutto il mondo delle corse. Successivamente si affronta il rettilineo della Halewood Hill per entrare poi nel tornante a destra Druids Bend. Si scende poi nuovamente in pendenza la curva Graham Hill Bend per poi curvare secco a sinistra nella leggera Cooper Straight, che corre parallela ai box. Il circuito Indy prosegue affrontando parte della curva a sinistra Surtees per poi curvare a destra prima della salita McLaren e poi in discesa nella curva che riconduce al traguardo. Il circuito GP affronta invece interamente la salita della curva Surtees per poi affrontare il Pilgrim's Drop e la discesona Hareton Hill dopo il cavalcavia. Il tracciato cambia nuovamente pendenza affrontando la curva in salita a destra, Houghton Bend e il rettilineo Derek Minter Straight, per poi rientrare a destra nella Westfield Bend e nella successiva piega a destra Dingledale, che durante gli anni 90 era una variante destra-sinistra-destra, arrivando poi al curvone a destra denominato Sheeny Curve. Si entra così nel tratto finale del circuito che presenta una curva secca a sinistra, la Stirling Bend, un rettilineo, il Clearways, che immette il circuito GP in quello Indy, affrontando la curva finale, Clark Curve, proiettando i piloti sul traguardo e quindi davanti al rettifilo dei box. Ragazzi, questo è tutto per il Brand Edge. Noi ci vediamo domani sera a partire dalle 21. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, non esitate a lasciare un pollice in su, a lasciarmi un commento, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, tanto è gratuito, attivare la campanellina e soprattutto ragazzi ricordate l'appuntamento a domani sera a partire dalle 21, diretta live sul canale Sim Drivers. Io vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo domani, da Fabris è tutto, ciao!